Gian Burrasca, le copertine del giornalino della domenica e poi le opere di grandi artisti del secolo scorso e di oggi che richiamano linguaggi e mondi infantili. Questo nella nuova mostra del Museo degli Innocenti, Bambini per sempre, infanzia e illustrazione nell'arte del primo Novecento, un'esposizione dove l'arte e il mondo dell'infanzia dialogano apertamente e che parla del fenomeno del primitivismo infantile, in Italia rimasto, fino adesso, ai margini degli studi e pressoché sconosciuto al grande pubblico. Ospitare in questo luogo che per sei secoli è stato e il luogo per eccellenza in cui una bellezza unica al mondo mette insieme cultura, arte e accoglienza, quale luogo migliore per ospitare una mostra che si parla ed è dedicata ai bambini. La mostra dà anche la possibilità di poter riflettere su un fenomeno, il primitivismo infantile, che è un fenomeno che non è stato per nulla studiato né tantomeno sviluppato. È quella parte in cui questi grandi artisti, pur essendo travolti dal futurismo, si rifugiano nel mondo dei bambini. La mostra, curata da Nadia Marchioni e Arabella Natalini, segna la ripartenza delle attività del Museo degli Innocenti dopo l'interruzione forzata nei mesi scorsi e riprende con un vero e proprio inno all'infanzia, seguendo il solco tracciato dall'attività che l'istituto porta avanti da 600 anni. È una bella occasione dopo la riapertura del museo al pubblico del 13 giugno scorso. Oggi, dopo tre mesi, siamo in grado di offrire una nuova iniziativa alla città. Il Museo dei Bambini riparte con questa bellissima mostra, Bambini per sempre, questi artisti del primo Novecento e anche contemporanei che hanno pensato, si sono ispirati alla immediatezza e alla semplicità dei bambini per la loro arte. Quindi ci saranno delle belle occasioni di scambio culturale, perché la nostra idea è quella di rafforzare il percorso espositivo del nostro museo con mostre come questa, che ovviamente vadano in linea con la nostra mission istituzionale legata alla tutela dell'infanzia, ma diano un valore aggiunto all'offerta culturale di Firenze con un tema specifico proprio sui bambini. Il nostro è un museo che sempre più vuole qualificarsi come museo dei bambini della città. Esposte le opere di grandi artisti del primo Novecento, Balla, Balduini, Cambellotti, Carlini, Carrà, Conti, Levasti, Rosai, Soffici, Viani, accanto a quelle più rare di Alberto Magri. E come un racconto che attraversa gli anni, c'è l'arte contemporanea di Sandra Tomboloni che ripropone, dopo un secolo, quel modo non scontato di leggere la realtà. È una mostra importante perché entra proprio nel vivo del tema di questo straordinario museo, il rapporto tra l'infanzia, l'arte, l'arte di oggi. Oggi con due straordinarie curatrici, ho parlato prima con Arabella Natalini, insomma è stato fatto un lavoro molto attento, di grande cura, di grande dedizione alla composizione di una mostra che appunto mette in relazione i grandi nomi del contemporaneo, i nomi dell'arte moderna e contemporanea con il mondo e l'universo dei bambini. Allora io credo che nella nostra città ci debba essere sempre di più un'attenzione verso l'infanzia. Questo museo è un po' l'emblema di quel rapporto e di quella cucitura tra dimensione famiglia, arte, cultura, infanzia, per la storia che ha, per quello che rappresenta, per quello che è stato l'istituto negli anni. La mostra, allestita nel Salone Borghini del museo, è aperta al pubblico fino al 14 settembre 2020, dal giovedì al lunedì in orario 16:20. L'accesso è consentito con mascherina e regolamentato dalle misure di distanziamento previste dal disciplinare nazionale e regionale sui musei.